Carla Ruocco, Luigi Di Maio, Simone Ferrali ed Edoardo Bianchini. Grazie. Do il benvenuto agli onorevoli Di Maio e Ruocco. E la prima domanda che voglio fare è all'onorevole Di Maio. Avrei tante curiosità, però insomma parto dall'attualità. Per la prossima settimana è fissato un incontro con il Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD, Matteo Renzi, per discutere di un'eventuale modifica, anzi più, di una nuova legge elettorale, visto che temo che il vostro modello sia mal conciliabile con l'Italicum approvata alla Camera, e per le riforme costituzionali. Allora, io le voglio chiedere se non fu un errore quello di non andare a vedere la proposta quando Renzi appunto vi aprì a un dialogo nei vostri confronti. Le spiego anche perché. Non perché Renzi avesse indubbiamente buone intenzioni, ma proprio per cercare di andare a vedere se voleva solo fare quello che poi fece Bersani, ossia venire da voi per crearsi un alibi e poi fare il governo con Berlusconi, oppure se appunto la proposta c'era o no. Se la proposta c'era, era una cosa positiva, perché appunto potevate, forse, poi lo possiamo sapere, però collaborare a una legge elettorale e a una riforma della Costituzione sicuramente migliori di quelle che stanno venendo fuori. Se era una truffa, se fosse stata una truffa, insomma, l'avreste smascherata e sicuramente, a mio modo di vedere, ne avreste tratto giovamento alle elezioni europee. Grazie. Mi sentite? Buonasera a tutti, grazie di essere qui prima di tutto. Io rispondo a lui, ma rispondo anche alle persone lì. Se mi alzo probabilmente i microfoni funzionano meglio, mi dovreste sentire tutti adesso. Allora, questa domanda è ovviamente il tema della settimana, ma sarà anche il tema, diciamo che è stato il tema delle ultime settimane. La questione di andare a sedersi a un tavolo sul tema della legge elettorale. Le proposte di Renzi di allora, giusto per riavvolgere un attimo il nastro, ci furono tre, furono un Mattarellum modificato, la legge dei sindaci e lo spagnolo, l'ispanico modificato. Tutti e tre prevedevano dei premi di maggioranza abnormi che poi gli stessi consulenti di Renzi gli consigliarono di modificare. Quindi quelle proposte erano ben conosciute, furono presentate pubblicamente. Oggi perché noi ci andiamo a sedere a quel tavolo? Perché queste persone, le persone che sono qui davanti a me, hanno fatto una legge elettorale, l'hanno fatta insieme a 200 universitari che le hanno seguiti sul portale del Movimento 5 Stelle, e per la prima volta nella storia si è fatta una legge elettorale che noi chiamiamo Democratellum, visto che ci sono nomi per ogni legge elettorale, gliene abbiamo dato anche uno noi, che è un modello di legge elettorale che è stato fatto punto per punto dai cittadini iscritti al portale con carta d'identità certificati e seguiti da un docente universitario che è il professor Giannulli. Questo oggi ci legittima a portare a quel tavolo questa proposta di legge. Questa proposta di legge che noi abbiamo intenzione di portare nei valori fondati all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Che cosa è cambiato da prima delle elezioni europee? Quello che tutti avevamo in mente. Cioè, signori, noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui ci siamo detti: se prendiamo un voto in più del PD, facciamo crollare, apriamo una crisi di governo, con la crisi di governo si va a votare e si aprono nuovi scenari per l'Italia. Ed era vero, perché tant'è vero che la crisi di maggioranza si è aperta anche col 41% che hanno avuto, basta vedere Chiti, Mineo e così via. Immagino le forze centripete che si sarebbero scatenate se noi avessimo avuto un voto in più del PD. Non è andata così. Adesso abbiamo una prospettiva di legislatura differente e la vostra legge elettorale è fatta dai cittadini italiani, da centinaia di migliaia, perché sono 30.000 per ogni votazione, ne abbiamo fatte diverse, che dobbiamo portare a casa. Come faremo? Andiamo lì, ragioniamo, gli spieghiamo una nostra legge.
Oggi in questi giorni si dice: ma perché andate lì adesso, visto che tutta la partita è già chiusa? Prima di tutto la partita non è chiusa perché l'Italicum lo devono modificare al Senato, quindi deve tornare alla Camera, e non sono d'accordo su un mucchio di cose. Secondo, anche sulle riforme costituzionali, l'avete visto, stanno litigando per l'immunità parlamentare, stanno litigando per questioni legate al presidenzialismo. Uno parla di Senato, un altro parla di presidenzialismo. In questo momento il Movimento 5 Stelle non è che sta facendo qualcosa di diverso da quello che faceva prima nella sua volontà di proporre alternative. Che cosa ci siamo inventati? Visto che abbiamo adesso 3 anni davanti di legislatura, perché qui ci dobbiamo rimanere, andiamo ai tavoli di trattativa. Però voi, dopo il tavolo di trattativa, votate sul nostro portale se abbiamo fatto bene o no. Voi ci confermate la risultante di quella discussione. Voi ci confermate se la legge elettorale venuta fuori dal tavolo di trattativa è ancora una legge elettorale che vi rappresenta. E mi permetto di dire che non è un caso che la legge elettorale venuta fuori dalla discussione sul portale è una legge elettorale totalmente diversa da dai 3 modelli proposti a noi, a suo tempo, a noi e a tutte le forze politiche. Ma oggi noi abbiamo un'occasione. Abbiamo l'occasione di poter portare all'interno del dibattito politico sulla legge elettorale le preferenze, che non ci sono nell'Italicum, le preferenze negative, che fanno pensare 2 volte ad una forza politica di mettere gli impresentabili in lista, perché voi quando andate a votare, oltre alla preferenza positiva, potete mettere una preferenza negativa su un candidato impresentabile. Solo questa minaccia fa sì che le liste siano più pulite. E poi noi non vogliamo le ammucchiate. Noi non siamo per il proporzionale da Prima Repubblica. Noi abbiamo fatto un proporzionale governante che evita le coalizioni. Che significa? Che non ci si mette insieme per raggiungere una certa percentuale e il giorno dopo si litiga, come hanno fatto le 2 maggiori coalizioni dalle ultime forze politiche. Fratelli d'Italia sta all'opposizione, SEL si è sfasciata, prima all'opposizione, adesso torna dentro. Noi vogliamo che una forza politica si presenti alle elezioni e si assuma le sue responsabilità nel programma e non in meri calcoli di voti. Questo lo abbiamo fatto con la nostra legge elettorale, la portiamo lì, vediamo gli altri che osservazioni avranno. Poi, se preferiscono accordarsi con Calderoli, il padre del Porcellum, per rimettere l'immunità parlamentare dentro le riforme costituzionali anche al Senato e dare l'immunità parlamentare ai sindaci e consiglieri di regione, signore, noi ci avremmo provato, cioè ci togliamo il cappello, perché di fronte a Calderoli io non so che altro dire, sinceramente. Ed è curiosa questa cosa, perché, poi chiudo, in questi giorni si è fatto tanto parlare, visto che noi siamo al centro del dibattito televisivo solo quando ci devono sparare addosso con disinformazione, in questi giorni si è parlato tanto del gruppo in Europa. Guardate, si può pensare quello che vogliamo su Farage, sugli altri che stanno in quel gruppo, ma noi con quella gente non dobbiamo votarci niente insieme se non quello che coincide col nostro programma. Noi dal gruppo che abbiamo formato voteremo insieme ai Verdi, insieme al PSE, insieme al PPE, su tutti i punti su cui siamo d'accordo. È curioso che i media italiani ci chiamano xenofobi, perché abbiamo fatto un gruppo parlamentare in cui non siamo alleati, siamo conviventi, perché condividiamo solo gli uffici, il personale, non abbiamo nessuna linea politica da condividere insieme se non sul programma i 7 punti che voi avete votato alle ultime chi ci ha votato alle ultime elezioni europee. È curioso però che non sento dire dagli stessi giornali che oggi i maggiori partiti che stanno in questo accordo delle riforme costituzionali stanno facendo le riforme costituzionali con un nuovo attore che è entrato in scena, vorrebbero fare le riforme costituzionali con un nuovo attore che è entrato in scena, che è la Lega, che è alleata di Le Pen in Europa, e non gli si dice che sono degli xenofobi, non gli si dice questo, non ci viene accusato il PD di allearsi con gli xenofobi. Allora di cosa stiamo parlando? La Le Pen e la Lega hanno fatto un patto di sangue. Sanno benissimo che vogliono stare insieme, si chiamano alleati tra di loro. Adesso stanno aprendo a Calderoli. Noi oggi ci sentiamo la responsabilità di dare un'alternativa e dire a tutte le forze politiche, ovviamente quella di maggioranza oggi è il PD in Parlamento, quindi andiamo da loro, gli diciamo: guardate, voi avete un'alternativa. Quando vi abbiamo detto no, siamo sempre stati coerenti ed era no. Oggi che vi diciamo sì, noi vogliamo fare sul serio. Preferite Calderoli? Preferite Berlusconi? Ve ne assumete le responsabilità, ma noi non vi portiamo una legge a scatola chiusa e vi diciamo
questa è, non si discute. Noi vi portiamo una proposta che crediamo sia valida perché è legittimata da voi, la discutiamo insieme, se andrà bene lo deciderete voi perché ci dovete ratificare quello che avremo discusso al tavolo, e se è così volete ancora dire che è meglio Calderoli o Berlusconi? Ce ne faremo una ragione, vorrà dire che avevamo ragione noi su tutta la linea, ma se non sarà così, allora il Movimento 5 Stelle porterà anche sulla legge elettorale e forse, non lo so, sulle riforme costituzionali un contributo ancora una volta determinante all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Noi abbiamo visto che la prima apparente rivoluzione rispetto alla Prima Repubblica è stata la storia di Tangentopoli. E a che cosa ha portato questa storia di Tangentopoli? A un bel nulla, se non a un peggioramento della situazione. L'ultimo mese è passato in mezzo agli scandali di tutti i tipi e di ogni genere. Ecco, a questo punto la domanda è chiara e tonda. Prima ho parlato dei tre poteri, ora mi concentro su un unico potere. Qual è la posizione, secondo voi, da tenere nei confronti di chi dovrebbe vigilare ed è incapace di farlo? E non ha neanche la volontà di farlo, molto spesso. E trova tutti i trucchi, ogni ben di Dio, per non farlo. Cosa dovremmo fare per risolvere i problemi che questo potere ci crea a volte? Allora, io penso che bisogna un attimo ribaltare questo argomento, cioè se stiamo parlando di corruzione è chiaro, abbiamo visto ormai gli scandali Expo, Mose, a Venezia abbiamo visto che hanno arrestato un sindaco che ha patteggiato, voleva tornare a fare il sindaco addirittura, sappiamo che il ministro Lupi era ed è tuttora una persona che è attenzionata nello scandalo dell'Expo. Noi siamo stati all'Expo, pensate che io ero su questo pullman, io sono abituato sempre a rispettare le persone che in un luogo ci lavorano. Sul pullman del tour dell'Expo, non più tardi di 6 mesi fa, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno fatto questo giro dell'Expo per andare a vedere se era tutto a posto. C'era questo ingegnere sul pullman che ci diceva è tutto a posto qui, lì vedete, ci guardava anche dall'alto in basso, c'erano colleghi nostri, senatori che facevano gli ingegneri e dicevano guardate che qui state commettendo delle irregolarità. Ma quando mai? Non è vero, è tutto a posto, studiate, così. Hanno arrestato l'ingegnere che era sul pullman con noi quel giorno del tour. Questo ci fa capire che oggi, come sempre, il corrotto tu non lo riconosci, i corrotti sono quella parte di paese, i colletti bianchi, sono tutte quelle persone che ogni giorno sembrano il buon padre di famiglia che ti abita alla porta accanto, che ha la bella macchina, che fa l'ingegnere, che fa il professionista e che poi magari si ritrova in un disastro come quello lì che è successo a Milano. Qual è il punto? Io prima di parlare della magistratura, fermo restando che io non sono uno di quelli che difende la magistratura, io sono uno di quelli che pensa che per esempio noi come Movimento 5 Stelle la responsabilità civile per i magistrati la dobbiamo votare online, noi dobbiamo aprire un dibattito nel Movimento e approfondire questo tema perché non dobbiamo trincerarci dietro delle posizioni ideologiche. Però detto questo, io penso che prima di tutto dobbiamo dare ai giudici i reati da perseguire. In questo paese la legislazione anticorruzione fa ridere, il corrotto si fa dei conti e dice io guadagno 10 milioni di euro, mi devo fare al massimo 3 anni di galera, a me conviene sempre. Andiamo a vedere il falso in bilancio che è stato derubricato, andiamo a vedere quali sono le nuove proposte che si devono fare sull'autoriciclaggio. Beh, guardate, io le ho in borsa, noi le abbiamo portate al ministro Orlando 3 settimane fa, il ministro della giustizia Orlando, gli abbiamo detto guardate è un plico di 40 fogli, se questi 40 fogli li votiamo a maggioranza alla Camera e al Senato, abbiamo portato nell'ordinamento il minimo sindacale che serve a questo paese per lottare la corruzione, per fare la lotta alla corruzione. Dopodiché i giudici hanno qualcosa da perseguire. Ma come possono avere qualcosa da perseguire se i lavori che si fanno in Italia si fanno a norma di legge, senza deroghe? Andate all'Aquila
e andate a chiedere ai giudici su cosa stanno indagando. Vi rispondono: qui la legge non esiste più, è stato fatto tutto con i commissariamenti e con le deroghe. Io su cosa devo perseguire se non ho più il parametro che mi stabilisce se quella persona ha violato la legge o no, se siamo in deroga alla legge? Allora qual è la cosa più normale da fare? È fare i lavori seguendo il codice degli appalti. Se tu deroghi al codice degli appalti, scopri che il 90% delle aziende che stanno lavorando all'Expo di Milano sono tutte con appalti in deroga. Cioè nessuno ha dovuto seguire la normale procedura che un piccolo imprenditore in questo paese deve fare per aggiudicarsi un appalto pubblico in un comune o in una regione, al netto dei raccomandati e delle somme urgenze. Allora qual è la storia? È dire: metti in condizione i giudici di perseguire i reati, butta in galera, cioè metti in galera e butta la chiave dei corrotti e di quelli che ci hanno rubato soldi e che tra l'altro pagherete e pagheremo tutti quanti sulle nostre tasse, a partire dai cittadini di Milano, a partire dai cittadini di Venezia, per parlare di tutto il resto del paese. E secondo, dobbiamo mettere in condizioni le nostre forze dell'ordine di lavorare. Voi ve la ricordate la televendita delle auto blu, no? Io fui criticato perché dissi a Renzi: guarda che tu le auto blu in questo momento non solo non le riesci a vendere, ma ne stai comprando delle altre. A distanza di 3 mesi, di quelle 250 auto blu se ne sono vendute meno di 20, e una di queste del valore che lo Stato ha comprato per 40.000 euro l'hanno venduta ad 800 euro. Allora io ho fatto una proposta molto semplice, ho detto: scusate, è finita la televendita, è finita la campagna elettorale, avete preso in giro i cittadini, adesso facciamo una cosa. Io vi ho fatto un censimento delle auto blu compatibili con funzione di sicurezza pubblica. Trasferite tutte quelle auto blu, incluse le manutenzioni, alle forze dell'ordine che non hanno neanche più la benzina e i mezzi per lavorare, e fatele lavorare con quelle lì. Allora, se noi mettiamo in condizione le forze dell'ordine e la magistratura di lavorare, poi gli possiamo anche dire cosa stanno sbagliando. Ma se io oggi devo sparare, per esempio, sparare tra virgolette, un modo di dire, devo dare addosso alla polizia perché non riesce a fare tutto quello che dovrebbe fare, beh, mi devo passare la mano per la coscienza, perché c'è uno Stato che quando può gli taglia i fondi, e lo sappiamo benissimo. E oggi andate a vedere però perché è stato arrestato quel comandante, quel colonnello della Guardia di Finanza. Chi l'ha arrestato? L'ha arrestato la Guardia di Finanza, l'ha arrestato i carabinieri, l'ha arrestata la polizia. Cioè la parte sana delle nostre forze dell'ordine che arresta se stesso, che non è omertosa. E noi di quelle persone dobbiamo essere orgogliosi. Io quelle persone le voglio mettere in condizione di lavorare. Le voglio mettere in condizione di lavorare ancora meglio, così oltre all'Expo e al MOSE escono fuori anche altri casi di corruzione. Poi, come diceva Carla, è un dato politico. Nell'Expo c'erano il PD e il PDL, lo sappiamo benissimo, con i loro figuri. Nonostante questo, nonostante questo scandalo sia scoppiato in piena campagna elettorale, i cittadini hanno deciso di dare fiducia a quei partiti. Benissimo, se ne prende atto, ma questo non significa che noi arretriamo di qualcosa sui nostri valori. Noi restiamo l'unica forza politica della Repubblica Italiana ad aver candidato alle ultime elezioni 10.000 cittadini incensurati e senza processi in corso, e siamo gli unici, e su questo non si arretra. E quando giustamente prima si chiedeva che cosa pensate di aver sbagliato, io penso che il Movimento abbia sbagliato una cosa, che è nelle cose, è nella sua natura, perché esiste da 3 anni ufficialmente, è il fatto che non è riuscito a comunicare ai cittadini di essere non solo una valida opposizione, perché questo lo pensa il 53% dei cittadini italiani, anche quelli che non ci votano, ma di essere una classe di governo. Su questo dovremo lavorarci, ma il problema non è Beppe Grillo, guardate, io la vedo così. Io la vedo che noi nei meetup ci dobbiamo lavorare, noi gruppo parlamentare, dobbiamo cercare di far uscire sempre di più le nostre proposte. E io stesso mi sono dato, e ho detto già durante i ballottaggi, io lo so che siamo pieni di rancore verso questa classe politica, perché questa classe politica ci ha distrutto il futuro negli ultimi 20 anni con il suo operato, però lo dobbiamo mettere un attimo da parte, è l'unico modo per sopravvivergli, è smetterla di pensare con il rancore verso di loro e cominciare a guardare al futuro, all'idea di città, all'idea di paese, sempre di più. Noi l'abbiamo sempre avuto,
siamo forse l'unica forza politica che non ha mai cambiato il programma elettorale da quando esiste. Questi li cambiano per ogni stagione. Noi non lo abbiamo mai cambiato, è ancora lì sul blog, dal 2009. È il nostro programma elettorale per creare lavoro, per creare una classe politica decente, con delle regole, che significa abbassati gli stipendi, significa che devi essere incensurato, significa che massimo due mandati e te ne vai a casa perché non devi fare il politico di professione. Noi non siamo migliori degli altri. Noi ci siamo solo dati delle regole e cerchiamo di rispettarle, perché il giorno in cui non le rispetteremo più e cominceremo ad andare in deroga a quelle regole, diventeremo come loro e sarà finita anche per noi. Io apro e chiudo una parentesi velocissima sulla responsabilità civile dei magistrati. La responsabilità civile dei magistrati esiste in Italia, è indiretta come credo in qualsiasi paese europeo, forse meno che uno, si ricorda? In Europa mi sembra uno sia, comunque insomma praticamente nel caso in cui il magistrato sbagli per dolo o colpa grave, non perché in primo grado danno torto all'imputato, in secondo grado gli danno ragione, allora il giudice ha sicuramente sbagliato. Se ha sbagliato per dolo o colpa grave, l'imputato si rivale con lo Stato e lo Stato si rivale sul magistrato. Rivalezze nei confronti dei magistrati non è colpa di certo del magistrato, soprattutto la magistratura è l'unico potere, anzi l'unico potere, diciamo, a differenza dei politici, i magistrati condannano i magistrati quando chiappano un magistrato corrotto, come diceva anche lei, delle forze dell'ordine. Esatto. Io non sono d'accordo, io personalmente temo che con la responsabilità diretta sia la fine dei processi, non la fine, ma insomma il rallentamento, le dico la mia posizione personale, secondo me sarebbe la fine dei processi ai potenti, con grandi avvocati, con grandi eccetera eccetera. Le voglio fare una domanda sull'autorità nazionale anticorruzione, perché oggi abbiamo scoperto che il decreto annunciato da Renzi non c'è. Cantone fiducioso aveva detto arriverà tra ieri ed oggi, invece non è arrivato. Ecco, ma a prescindere da questo, io le voglio chiedere quali poteri secondo lei dovrebbe avere l'autorità nazionale anticorruzione per insomma in qualche modo ostacolare questo fenomeno, che ormai è chiaro che non può essere l'unico organo che ostacola il fenomeno, ci dovrà essere, anche perché ha una funzione preventiva. Però insomma, quali poteri dovrebbe avere secondo il Movimento 5 Stelle questo organo e di quali poteri dovrebbe essere dotato appunto Raffaele Cantone? Io c'è una bruttissima abitudine dei governi in generale, ma questa è una cosa che va avanti da 10 anni, l'avete visto, lo vedete ogni volta che si annuncia un provvedimento, anche sull'anticorruzione come sulla questione fiscale adesso del nuovo metodo per la dichiarazione dei redditi, si fanno le conferenze stampa, però non si emette il provvedimento. Quindi invece di emettere il provvedimento si emette una intervista e poi aspettiamo il provvedimento per giorni, a volte anche per 10 giorni, come nel caso del decreto anticorruzione. Quindi che cosa significa questo? Che il governo o la maggioranza dice quello che vuole in conferenza stampa e tu non li puoi contraddire, perché in realtà non hai il testo su cui dire ma fatemi leggere che cosa c'è scritto per capire se vi posso dire che è un provvedimento giusto o sbagliato. Tant'è vero che su questo ci sono diverse mie interrogazioni al governo che dicono proprio di smetterla su questa linea, perché si prendono in giro i cittadini e non si permette all'opposizione di controllare l'operato della maggioranza facendo in questo modo, ma su questo ovviamente non ci ascoltano. E la vera assurdità è questo decreto anticorruzione. Io ero ad un convegno a Napoli con Raffaele Cantone nelle ore in cui il governo stava facendo la conferenza stampa e Raffaele Cantone leggeva dal suo iPad il decreto legge che evidentemente gli aveva passato l'ufficio legislativo di Palazzo Chigi senza che fosse pubblicato e disse io sono molto contento di questo decreto legge. Quindi il giorno dopo tutti i titoli erano Cantone molto contento del decreto legge, ma alla fine il decreto legge non si vede da 10 giorni. Quindi alla fine tutta la storia insieme a quello sulla pubblica amministrazione, quindi tutta questa storia come potete immaginare ha del ridicolo. Detto questo, io vorrei chiarire una cosa su cui è concorde anche Cantone, perché poi ne parlammo a quel tavolo che ho citato adesso. Per me in questo paese la divisione dei poteri significa che il governo esegue le leggi, il Parlamento fa le leggi
e magistratura e polizia controllano le violazioni. Questo che cosa significa? Che non è che dobbiamo creare un super poliziotto di governo per combattere la corruzione, ma mettere in condizione i poliziotti e i magistrati di combattere la corruzione. Ciò significa che non dobbiamo creare un'altra authority nella quale si butta fumo negli occhi e si dice accantona i superpoteri. Le authority sono degli organi di controllo preventivo che fanno un tipo di azione, per esempio di monitoraggio, fanno delle istruttorie e le passano alla magistratura. Lo stesso Cantone disse in quella sede: io non sono un super poliziotto, non credo di avere superpoteri per combattere la corruzione e risolvere il problema della corruzione in Italia. L'unica cosa che hanno fatto è che mi hanno nominato ad una delle authority che deve sorvegliare l'applicazione degli appalti. È chiaro che Cantone, come Superman, non potrà mai controllare l'applicazione del codice degli appalti nel momento in cui si eseguono opere in deroga al codice degli appalti. Ora, andate a vedere tutte le grandi opere in questo paese che si stanno facendo, dalla Salerno-Reggio Calabria fino al Mose o all'Expo, e vedete quante di queste si stanno facendo seguendo il codice degli appalti. Si dice: ma noi siamo in ritardo. Se una classe politica non è in grado di rispettare un cronoprogramma, se ne deve andare a casa. Non è che deroga alle leggi con le sue leggi, perché siamo a questa assurdità. Fanno le leggi per derogare alle leggi e poi ci dicono che vogliono nominare un super consulente di governo. Allora, io Cantone, lo sapete dove lo vedo bene? Lo vedo bene nel momento di produzione legislativa, cioè Cantone va dal governo e dice: dovete fare questa e questa legge per permettere ai magistrati, perché io ero un magistrato, di poter combattere la corruzione. A questo servono i consulenti del governo, non servono a spostare il potere giudiziario nel potere esecutivo, perché sono solo delle marchette elettorali, lo abbiamo già visto in passato, lo abbiamo visto con Bertolaso quando fu nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per risolvere il problema dell'emergenza rifiuti a Napoli e per risolvere il problema del terremoto dell'Aquila. Alla fine Bertolaso è stato indagato, si è dovuto ritirare, ha messo la vergogna in faccia all'Italia e in tutto il mondo, perché ci avevano mandato soldi tutti per l'Aquila, tutti ci avevano mandato soldi e li abbiamo spesi in massaggiatrici per dare gli appalti agli amici degli amici. Questo abbiamo fatto perché è un cortocircuito. Quando un potere dello Stato si mette in testa di fare il lavoro di un altro potere dello Stato, si entra in un cortocircuito e il risultato sono l'Aquila, il risultato sono la Campania, che ci sono delle discariche non a norma che hanno scavato la sera per la mattina per riempirle di quell'immondizia che era in mezzo alla strada, che stanno mandando sulle navi in Olanda una parte dei rifiuti. Questo è stato il risultato, un'emergenza mai risolta, che è tuttora emergenza, soltanto che invece di vederle per le strade e montagne alte fino al secondo piano, adesso ci sono cunicoli e fossi nella terra che scendono per 50 e 60 metri, non messi a norma, che stanno inquinando la falda acquifera. Questo è stato fatto in quegli anni grazie ai poteri di questi superuomini. Noi ci libereremo come paese, come Italia, il giorno in cui smetteremo di credere negli eroi. Da Beppe Grillo a Berlusconi a Renzi, la dobbiamo smettere di credere che ci sia qualcuno che ci risolve i problemi. Noi dobbiamo crescere tutti insieme, e crescere tutti insieme significa dividersi le responsabilità. Significa mettersi in testa che ognuno di noi deve fare un po' di lavoro di autoinformazione, di informarsi, per essere un cittadino più consapevole. Se è più consapevole, quando va a votare, magari invece di andare a votare si candida proprio perché non crede che quelli siano rappresentativi, magari comincia a capire bene chi ci ha risolto i problemi e chi ce li ha provocati. Ma l'unica cosa che non dobbiamo fare più è votare il superuomo, perché votando il superuomo abbiamo creato i disastri degli ultimi 20 anni. Votando delle persone normali come noi, o anche noi stessi possiamo votare se ci candidiamo, proviamo a portare quella normalità del buon padre di famiglia, quelle soluzioni che tutti noi abbiamo in mente ogni volta che vediamo il TG e vediamo che c'è un problema che sembra insormontabile, tutti quanti noi diciamo: ma la soluzione c'è, a portata di mano, sono loro che vogliono prendere sempre la strada più difficile. Se noi portiamo quella normalità nelle istituzioni sempre di più, noi riusciamo ad ottenere risultati positivi per questo paese. Io vi posso assicurare che in questo anno in Parlamento io sono orgoglioso del risultato, dei risultati portati a casa, proprio perché vengono dalle persone normali che hanno portato lì dentro un pezzo della loro vita
e grazie al fatto che si ricordavano chi erano, hanno risolto dei problemi incredibili, hanno combattuto e hanno bloccato le cartelle esattoriali per imprenditori che stavano in mezzo alla strada, le cartelle esattoriali di Equitalia, abbiamo fatto la norma sulle delocalizzazioni che impedisce ad un'azienda che prende soldi pubblici di delocalizzare in Brasile, in Turchia, deve restituire prima i soldi d'ora in poi, ed è una legge dello Stato fatta da noi, l'abbiamo fatta noi. E nessuno ce ne ha mai dato atto, nessuno ce ne ha mai dato atto. Oggi, se andate dall'anno prossimo, dal nuovo anno scolastico, tutte le scuole d'Italia, e lo dovete dire agli insegnanti dei vostri figli, possono avviare il libro digitale gratuito, che significa che in classe studenti e docenti compongono il libro digitale e voi non dovete più acquistare i libri delle case editrici che pesano sulle famiglie ogni anno circa 500-600 euro di spesa, e questo parte da settembre, non c'è più il problema dell'obbligatorietà del testo della casa editrice. Oggi i libri si compongono in classe, si mettono sul sito del Ministero e ogni classe le può scaricare da lì, andate a vedere, c'è già il portale sul sito del Ministero, è un emendamento nostro. Si parla tanto di educazione, poi la finisco. Si parla tanto di educazione alimentare. Che educazione alimentare diamo ai nostri figli se nella scuola c'è un distributore di cibo spazzatura, di caramelle, di Coca-Cola e di tutta quella roba lì? Dall'anno prossimo, grazie ad un emendamento del nostro capogruppo in Commissione Cultura, Luigi Gallo, sono vietati tutti i distributori di cibo spazzatura in tutte le scuole d'Italia. Sono vietati, perché se vogliamo insegnare ai ragazzi a mangiare bene, non gli metti quelle schifezze nella propria scuola. Queste sono cose che abbiamo portato lì con la normalità e gli altri ci guardavano come se fossimo degli alieni, perché non è che nessuno ci aveva pensato, è che nessuno l'aveva proposto, perché queste sono norme scomode che danneggiano delle lobby, danneggiano le lobby che hanno tenuto in piedi questo paese negli ultimi 30 anni e hanno tenuto in piedi e tengono in piedi un'informazione che tutti i giorni distorce qualsiasi notizia, vale per tutti. Cioè lo stile, la distorsione della notizia come agonismo, come sport nazionale dell'informazione. Non c'è una notizia che esce fuori pulita com'è. Non ce n'è una che riguardi qualsiasi forza politica. Poi su di noi si accaniscono particolarmente, ma questo è un altro sport nazionale di alcuni giornalisti. Io parto da una frase che ha pronunciato l'onorevole Di Maio nell'intervento precedente. C'è l'informazione che distorce ogni notizia e spara soprattutto su di noi, lei ha detto, no? In poche parole è questo. Allora, io vi chiedo, per favore rispondete abbastanza sinceramente, senza retorica, visto che ne siete capaci, se voi talvolta, soprattutto sul blog Beppe Grillo, Casaleggio, non abbiate scoperto il fianco alle critiche di una stampa che sono d'accordissimo, una stampa, una televisione che le cerca di tutte per boicottarvi, però se voi a volte non abbiate scoperto il fianco, vi faccio qualche esempio, l'esempio dei dissidenti espulsi, non dico che fossero deputati e senatori modello, però insomma si sapeva quello che sarebbe successo di lì a poco. Il caso di Pizzarotti credo abbia fatto qualcosa di indescrivibile a Parma, perché ha preso una città che aveva quasi 1 miliardo di debito pubblico, e per fare 1 miliardo di debito pubblico a Parma ce ne vuole, credo bisogna non impegnarsi di più, e lì è arrivato l'attacco per il discorso dell'inceneritore, eccetera eccetera. Prima ancora c'era il discorso sugli scontrini tutti i giorni sui giornali, poi il discorso della diaria, poi il discorso dell'alleanza con Farage, insomma sembra che ogni tanto, nel momento in cui non sanno su cosa attaccarvi perché state lavorando bene, perché non siete inattaccabili, esca fuori qualcosa che però vi fa scoprire il fianco e vi rende vulnerabili all'attacco dei media. E questa è una domanda che pongo un po' a tutti e due, quindi non so chi vuole rispondere, risponda. L'ha detto proprio lui che ci stava facendo la domanda: quando stiamo lavorando bene non se ne parla, quando ovviamente c'è qualche problema se ne parla e si dà tutta la possibile distorsione del caso. Perché io vorrei precisare che della questione delle diarie ne abbiamo parlato in assemblea di gruppo per 3 ore, se ne è parlato nei media per 15 giorni, facendoci passare come quelli che stavano parlando di quello, invece in quei giorni stavamo organizzando
la strategia d'aula per riuscire a portare a casa i provvedimenti di cui che vi ho detto. Noi passammo 15 giorni a studiarci il regolamento della Camera per vedere come fargli stare le nottate alla Camera e minacciarli di farli stare lì dentro 7-8 notti se non ci facevano passare i provvedimenti, che poi sono passati e sono quelli di cui sono orgoglioso e che vi ho raccontato una parte lì. Di Pizzarotti, se ci sono dei problemi tra Grillo e Pizzarotti, perfetto. Il problema è qual è? È che quando si stava parlando del fatto che una parte di senatori è stata espulsa da una votazione in rete, mentre negli altri partiti le espulsioni, come la sostituzione di Corradino Mineo e Chiti nella Commissione Affari Costituzionali, viene per la firma di una persona, allora quando si trattano questi due temi, da una parte ci sono i dittatori, dall'altra parte ci sono dei mal di pancia all'interno del Partito Democratico. Allora è questo che io non condivido. Volete essere, io lo dico ai media, volete essere spietati, distorsivi su questo? Beh, non fate due pesi e due misure, perché su questo, al di là del fatto che il meccanismo mediatico è di per sé folle, perché quando mi intervistano, per esempio, mi intervista il TG1, hai 20 secondi e mi devi dire l'anticorruzione, mi devi dire la vostra posizione sull'anticorruzione. Dico, guardate, passo, perché è impossibile che io in 20 secondi vi dica nel TG1 delle 8 di sera qual è la nostra posizione sull'anticorruzione. La cosa che mi fa arrabbiare è che al mio alter ego di maggioranza gli danno 3 minuti per parlare. Ora, siccome la legge sulla par condicio la conosco, su queste cose nella campagna elettorale soprattutto si tiene conto di delle percentuali, noi alla fine della campagna elettorale abbiamo verificato che sono state fatte anche dal punto di vista dei minutaggi delle scorrettezze. Ma al di là di questo, si facevano delle intere lodi a conferenze stampa di cui non c'era neanche il decreto, e dall'altra parte i nostri deputati portavano a casa dei risultati e si parlava dell'alleanza con Farage come l'alleanza con gli xenofobi. Noi ci siamo presi la responsabilità di fare quel gruppo, abbiamo tutte le garanzie del caso, però nessuno sta dicendo che oggi il PD vuole fare le riforme costituzionali con gli alleati della Le Pen, e nessuno ne sta parlando. Allora è questo quello che a me non va bene nel meccanismo mediatico. Se vogliono essere pignoli, lo siano con tutti quanti, e andiamo a vedere il sindaco di Venezia, le campagne elettorali di quanti renziani ha finanziato. Andiamo a vedere all'interno della regione Campania, venite un po', vi porto io a conoscere le realtà di partito che hanno creato la terra dei fuochi del PD e del PDL, li porto io a fare una bella gita, un bello spazzatour tra le sedi di partito dei responsabili di quel disastro. Di quello non se n'è mai parlato, il Mattino, tanti giornali non ne hanno mai parlato delle responsabilità politiche, è sempre stata la camorra, sempre stata la camorra. Io sono napoletano e so benissimo che cos'è la camorra, è un braccio, il braccio di una mente che sta un po' a Roma, un po' alla sede regionale della regione Campania e un po' nelle altre regioni. Ha un braccio la camorra. La camorra non esiste se non avesse avuto la politica alle sue spalle. Allora, se noi scopriamo il fianco, benissimo, ci prendiamo anche le nostre responsabilità, però noi siamo trasparenti. Se Grillo e Pizzarotti hanno qualcosa da risolversi, lo fanno in maniera pubblica. Qualcuno dice che fa male al movimento, no, per me fa più male se queste cose si cominciano a dire sotto banco, se si innescano meccanismi di partito come quello delle minacce, come quello delle tessere, del numero di tessere che ho io e quelle che hai tu, delle cooperative rosse che gestisce uno e che gestisce un altro. Io a questo non ci voglio arrivare, preferisco che si litighi in maniera trasparente, e se c'è qualche media che ci deve marciare, ormai ci siamo abituati. Per il resto noi sicuramente dal punto di vista mediatico dobbiamo migliorare, noi abbiamo adottato anche una politica differente nel rapporto con i media già da dopo le europee, avevamo aperto molto all'andare in TV, se ricordate, ma noi vogliamo gestire la politica anche dell'approccio mediatico di nuovo su una via di mezzo. Andiamo in TV quando abbiamo qualcosa da raccontare sui risultati che abbiamo portato a casa, non c'è più l'intenzione di stare a casa degli italiani continuamente, questo lo lasciamo agli altri. Tanto non è questo che cambia,
nella politica italiana, non è questo che cambia nell'opinione pubblica. L'opinione pubblica cambierà per noi nel momento in cui quel 20% che alle ultime europee ha deciso a 72 ore dalle elezioni avrà chiara l'idea di paese che ha in mente 365 giorni l'anno. Noi non vogliamo più che si decida a 72 ore dalle elezioni chi votare, perché quelle persone noi le possiamo solo prendere in giro con qualche slogan, e questo non lo vogliamo fare. Vogliamo cambiare il modo di approcciarsi al voto, e anche per questo nel rapporto con i media cercheremo di migliorare sempre di più, ma chiediamo ai media prima di tutto di sponsorizzare una legge sul conflitto di interessi che farebbe chiudere un po' di televisione o cambiare un po' di proprietà. Chiediamo ai media, soprattutto ai giornali, di rinunciare a un po' di sgravi fiscali e finanziamenti pubblici indiretti che drogano il loro mercato. Chiediamo ai media anche di pagare degnamente i giornalisti pubblicisti giovani che lì dentro in quei giornali scrivono per 2 euro al pezzo, e sappiamo benissimo qual è la giungla in cui si trovano. Poi dopodiché mettiamo sul piatto della bilancia quello che abbiamo fatto noi, quello che hanno fatto loro, e vediamo se veramente si può iniziare una informazione differente in Italia, attualmente sbilanciata anche per chiare e evidenti conflitti di interesse. D'accordissimo con l'onorevole Di Maio, si sa benissimo com'è che si facevano le assunzioni nei giornali e come si continua ancora oggi a farle queste assunzioni. Si fanno per tessera, si fanno per nipotanza, si fanno per interessi dei più vari tipi e generi. D'accordissimo anche sul fatto che vi siete mossi abbastanza, direi giustamente, presentandovi direttamente anche ai giornali e discutendo con i giornali, perché l'informazione altrimenti non si può comunque fare. Ecco, prevedete per un futuro anche qualche forma, diciamo così, più specifica per correggere tutto questo? In parte lei ha già risposto, ma in maniera vaga. Qualche cosa di più preciso sull'ordine dei giornalisti, sul sistema di diventare giornalisti, sulla, diciamo così, sul fatto di monitorare la professione? Avete qualche idea, qualche progetto o qualcosa in corso? Molto semplice, una parte nella nostra genesi come movimento, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, ma gli ordini professionali vanno ripensati in generale, ormai sono diventati molto spesso delle caste, quindi su questo c'è da fare una grande riflessione. Su quello dei giornalisti, per noi il lavoro di giornalista ti fa il tuo percorso, legato comunque al tuo percorso universitario, però per il resto chi scrive su un giornale perché non perché accede ad un ordine, ma scrive su un giornale perché è un giornalista valido, perché è una persona che ha la sua qualifica e perché si misura col mercato. Dall'altra parte c'è l'altra questione legata alla legge sull'editoria. Noi abbiamo presentato una legge chiara sull'editoria che dice d'ora in poi i finanziamenti pubblici si danno solo alle start-up di piccoli giornali per un anno, per un paio d'anni, ti mettiamo sul mercato, dopodiché te la vedi tu e i tuoi lettori. Se un giornale vende, esiste. Se un giornale non vende più, il giornale non esiste. Non è che dobbiamo fare il reddito di cittadinanza per i giornali italiani. Il reddito di cittadinanza lo facciamo per i cittadini singoli, non per i giornali. E oggi il meccanismo è questo. A quello si aggiunge una seria legge sul conflitto di interessi che è già depositata alla Camera e che abbiamo portato nel pacchetto anticorruzione, che limita l'azionariato degli organi di stampa. Oggi gli organi di stampa sono un potere dello Stato, uno dei tanti poteri che abbiamo, uno dei più importanti poteri che abbiamo in questo Stato. Si influenzano le campagne elettorali, si gestisce in maniera non deontologico un giornale o una testata di un TG, si influenzano quindi le scelte politiche di un paese. È un'arma troppo forte per lasciarla al libero mercato nel senso più spietato del termine. L'azionariato di una TV o di un giornale deve essere un azionariato condiviso, diffuso. Significa che un proprietario non può avere massimo il 10% delle azioni. Questo significa che ci sono più azionisti e non ce n'è uno solo. Le TV, massimo una TV per ogni investitore privato. E poi
cosiddette concessioni. Oggi Mediaset paga l'1 o il 2% di concessione sulle frequenze su cui trasmette. Se veramente ci fosse un adeguamento alle concessioni che ci sono in tutta Europa, Mediaset chiuderebbe domani mattina, non avrebbe nessuna possibilità di misurarsi con questo mercato, e non dico che avrebbe sempre chiuso, ma in questo momento le TV non se la passano benissimo e si reggono in piedi solo grazie a queste distorsioni del mercato. Questa è una questione di volontà politica, è chiaro che è volontà politica, ed è chiaro che finché tu hai alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con il quale eroghi discrezionalmente finanziamenti a questa testata o a quell'altra, tu in questo momento tu così stai favorendo e stai indirettamente controllando un meccanismo mediatico, stai controllando l'orientamento mediatico. A questo però si aggiungono soprattutto gli indiretti. Andate a vedere i finanziamenti indiretti alle testate, significa sgravi sulla carta stampata, sgravi su tutti i costi che si hanno per un giornale. E poi un'altra cosa, quando gli enti pubblici devono fare una pubblicazione perché mettono all'asta un edificio comunale o un edificio regionale, sono obbligati per legge a pubblicare sui giornali l'avviso d'asta. Quel giro costa 4 miliardi di euro all'anno allo Stato e finisce tutto nelle casse dei giornali, e quella è un'altra cosa che va assolutamente bloccata, è un altro finanziamento indiretto. Si fa il sito, si mette il sito sul sito internet del comune o della regione, non c'è bisogno più di pubblicare sui giornali questa roba, ci sono siti e siti, fior fior di siti che oggi si occupano di aste degli edifici pubblici, poi ci sono le newsletter, è cambiato il meccanismo di informazione, ma questi sistemi si reggono in piedi, cioè si mantengono perché devono reggere in piedi dei giornali che non funzionano più, non vendono più. Il blog di Beppe Grillo fa 2 milioni di accessi al giorno, il maggior quotidiano che vende in Italia emette 500.000 copie al giorno, su questo non c'è più paragone, ma anche i siti internet dei maggiori quotidiani italiani oggi fanno più accessi al giorno delle copie che emettono cartacee, non regge più. È uno strumento obsoleto di informazione che in tutto il mondo sta cambiando, noi lo diciamo dal 2005, l'anno prossimo sono 10 anni, e alla fine, come voleva si dimostrare, sta andando come dicevamo, non ci voleva neanche uno scienziato per arrivarci. Quindi su questo ci sono le proposte già depositate, che a volte riguardano direttamente l'editoria, altre volte riguardano indirettamente, come la legge sul conflitto di interessi. Scusi onorevole, la domandaccia, perché mi sembra a mente mentre lei stava parlando, ma la RAI non sarebbe il caso di levarla di torno? Ma io sono dell'idea che la RAI, noi nel nostro programma abbiamo l'intenzione di vendere 2 dei 3 canali, anche se ormai non sono più 3 canali quelli della RAI, perché la RAI ormai ha tutti questi canali multimediali, però c'è da fare un discorso e dire: la vogliamo vendere o la vogliamo svendere? Perché per me vendere una parte della RAI si può fare nel momento in cui la mettiamo sul mercato, la rendiamo competitiva. Che cosa significa? Che è il lavoro che sta facendo Roberto Fico. Roberto Fico è quello che ha scoperto che per dare gli 80 euro agli italiani si stanno svendendo pezzi dei tralicci, pezzi della società che gestisce i tralicci con cui la RAI trasmette, le infrastrutture con cui la RAI trasmette il segnale. Quando io e Roberto siamo andati a fare un'ispezione a Rai Way, il direttore di Rai Way ci disse: guardate, questi tralicci sono quelli che si prendono, per primi quando si fa un golpe in uno Stato. La prima cosa che si fa, si vanno ad occupare le infrastrutture per la trasmissione dei segnali televisivi, perché sono quelli con i quali poi in caso di golpe si riesce a comunicare a tutta la popolazione. Bene, attualmente è in atto una svendita dell'azionariato di quella società che permetterà a enti privati di entrare in quel mercato, ma chi ci può entrare come ente privato in questo momento in Italia all'interno di quel mercato? O Murdoch con Sky o Berlusconi con Mediaset. Quindi che cosa significa? Vuoi vedere che tra i tanti patti che si sono fatti sulle riforme e così via, che adesso stanno barcollando perché Roberto si è messo in mezzo, perché il Movimento 5 Stelle si sta mettendo in mezzo anche sulla questione RAI, c'era il fatto di svendere le infrastrutture tecnologiche della RAI? È chiaro che tu alla RAI le dici: devi trasmettere questo altrimenti io ti spengo il segnale, e quindi controlli anche la RAI indirettamente.
Sulla Rai poi ci sono tante cose da dire, cioè il fatto che ormai tutte le fiction si fanno esternalizzando gli appalti quando invece abbiamo tutte le professionalità all'interno e queste esternalizzazioni ci costano un accidenti, quindi bisogna riportare all'interno questo lavoro. Secondo, le dirigenze, i mega stipendi che vanno ai conduttori, queste sono tutte delle proposte che abbiamo fatto e che devono mettere un limite agli stipendi. In questo paese noi non diciamo che non bisogna guadagnare tanto, ma oltre un limite non si può andare, perché altrimenti in una società come la RAI, una società pubblica come la RAI, aumentano i disservizi perché gran parte della spesa serve ad onorare i mega contratti o di produttori di fiction, che poi insomma non è che siano questi capolavori del cinema mondiale, oppure ai dirigenti o ai superconduttori. Io credo che da questo punto di vista prima la mettiamo in sesto la RAI e poi decidiamo come una parte della RAI ci può servire o non ci può servire più. Ma fare il ragionamento adesso vendiamo la RAI significa svenderla ai migliori offerenti che fanno un affare, perché poi quando la prendono in privato, si liberano di tutti quelli che non gli servono, inclusi soprattutto i lavoratori, e si prendono tutto quello che gli serve, che è il know-how, che sono le infrastrutture, che sono le sedi e che sono le professionalità che voi avete formato con i soldi del vostro canone. Questi 500 milioni o 250 milioni di euro che si stanno chiedendo alla RAI di risparmi non incideranno sul vostro canone, cioè i cittadini italiani non risparmieranno un euro dal canone RAI. E allora che cosa stiamo facendo? Stiamo svendendo una parte delle infrastrutture della RAI che abbiamo costruito negli anni col nostro canone e noi non ci risparmiamo neanche niente. E questa è una fregatura al mio paese, non è assolutamente né una razionalizzazione né un risparmio per i cittadini italiani. Quindi su questo si deve fare questo ragionamento. Certo, è più semplice dire chiudiamo la RAI, liberiamoci della RAI, che cambiarla. Però, ripeto, in Grecia una delle cose più drammatiche che sono successe negli ultimi anni è stato proprio il blackout delle TV pubbliche. Nel momento peggiore della Grecia, quando era incontrollabile anche la rabbia pubblica, chi ha avuto le chiavi delle infrastrutture ha spento la TV pubblica e dopodiché ha lasciato tutto in mano a editori privati che avevano i loro conflitti di interesse. Quindi su questo io credo che si debba fare un grande ragionamento. Roberto Fico è il nostro presidente della Commissione di Vigilanza RAI, che nella sua conferenza stampa di insediamento ha detto: io spero di essere l'ultimo presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Che cosa significa? Che la politica deve uscire dalla RAI, deve smetterla di nominare le dirigenze, riscopriamo il valore del concorso pubblico, riscopriamo il valore della meritocrazia e la politica la smetta di mettere i suoi uomini all'interno dei CDA per poi far fare ai TG e alle varie programmazioni quello che pensa sia più giusto. Buonasera, senta, volevo sapere cosa potete dire a proposito dei prossimi trattati di libero commercio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, quelli che si stanno preparando per i prossimi mesi. Si riferisce per esempio al TTIP e a quelli là che stanno... Sì, in questo momento sicuramente la partita si gioca sia con i nostri parlamentari in Unione Europea. Noi sulle ratifiche ci stiamo battendo, c'è stata una discussione generale alla Camera, adesso in questo momento, se non sbaglio, al Senato. La nostra Commissione Agricoltura la sta seguendo, perché poi c'è il rischio del problema degli OGM e di tutto quello che ne deriverebbe per la nostra agricoltura. Noi crediamo in questo momento che l'ultima cosa da fare è mettersi ancora di più ad aprire i mercati verso delle economie che tra l'altro non sono né compatibili con le nostre, ma che soprattutto producono in serie in maniera sfrenata. L'Italia è un paese che ragiona prima di tutto su una politica industriale di eccellenza. Quando ha cominciato a perdere l'eccellenza, ha cominciato a produrre in serie, si è autodistrutta perché non ha retto la concorrenza di paesi che erano molto più bravi di noi a produrre in serie e a fare in catena di montaggio i prodotti. Se ci pensiamo, quando la Fiat ha preso l'Alfa Romeo e la Lancia e ha fatto praticamente le stesse macchine per tutte e tre i marchi, ha distrutto quel tipo di produzione che avevamo d'eccellenza. Quindi su questo noi non siamo d'accordo, sul TTIP in generale. Ci sono altri trattati che stanno arrivando, ma i nostri, dalle notizie che ho in Parlamento Europeo,
addirittura hanno già ripreso in mano l'accordo UE Marocco, per esempio sulle importazioni agroalimentari, quindi stanno cercando di proteggere un po' di più la nostra economia, che è stata massacrata proprio da questi accordi di mercato che aprivano alle arance del Marocco e hanno distrutto le arance siciliane, con i mercati, con gli accordi che hanno fatto entrare, grazie al diritto di stabilimento, aziende in Italia che hanno 3 uffici a Torino, tutte le fabbriche in Romania utilizzano il Made in Italy. Cioè lì c'è un grandissimo lavoro da fare in Parlamento europeo, e c'è questa nuova prospettiva che abbiamo con 17 parlamentari che stanno lì, che, come diceva Carla Rocco, per 17 parlamentari europei ci sono ministri di questo governo che si venderebbero la mamma. Per 6 milioni di voti alle elezioni europee in questo momento ci sarebbero persone disposte a tutto. Noi l'abbiamo fatto senza soldi, senza nessun compromesso politico, e oggi quelle persone hanno le mani libere lì per battersi su dei temi importanti, insieme a tutto un altro arco del Parlamento europeo che è fatto da movimenti che vivevano le nostre stesse sofferenze in altri paesi, e su cui ci sarà una convergenza programmatica su alcuni punti quando si tratterà di votare. C'è altro?